Allora, benvenuti in questo nuovo video. Vi lo dico subito, mi aspetto ondate di dislike e di insulti di qualche tifoso del Napoli che non capirà il senso di questo messaggio, di questo video che farò. Sicuramente il video è abbastanza diretto, ma perché il titolo del video è abbastanza diretto, ma perché deve essere così quando uno fa video su YouTube. E comincio dunque la mia analisi. Ieri Sarri ha dimostrato di essere un perdente. Perdente. Allora, sicuramente il Napoli ha fatto una buona stagione, nessuno lo può negare, perché comunque arrivi, la Juve diventa aritmeticamente campione d'Italia alla penultima, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo la storia del campionato com'è andata e sappiamo quanto sia stato difficile tenere i ritmi di questa Juventus. Anche se è stato difficile anche per la Juve a un certo punto tenere i ritmi del Napoli, perché oggettivamente il Napoli c'è stato un periodo che stava tirando forse troppo forte, ed è arrivato con la benzina scarica. Sicuramente De Laurentiis ha delle colpe, perché De Laurentiis non gli ha mai messo dei giocatori pronti per giocare in questo Napoli, non ha mai rinforzato la rosa. Però oggettivamente il meccanismo degli 11 del Napoli, non dico che era perfetto, però era veramente messo bene. A quel punto lì al Napoli non serviva più il meccanismo, non serviva più uno da inserire negli 11, serviva panchina. Il problema è che Sarri la panchina non la vede. La dimostrazione lampante di come la panchina non viene vista da Sarri è Giaccherini. Giaccherini è un giocatore che sarebbe titolare in gran parte delle squadre di Serie A. Secondo me tra Giaccherini al posto di Mertens, al posto di Calleona, al posto di Insigne, non avrebbe fatto assolutamente brutta figura, perché ci sta che un giocatore si stanchi, ragazzi, ma ci mancherebbe altro. E allora dagli la possibilità a sto ragazzo di venire fuori. Invece Giaccherini, usato meno che col contagocce, cioè usato mai, giustamente a gennaio ha deciso di cambiare aria. È andato al Chievo e sta facendo delle cose eccezionali. Io credo che Giaccherini abbia fatto uno dei gol più belli del campionato domenica. E niente, quindi ragazzi, la verità è che Sarri ha tantissime colpe e sono convinto che questo Napoli con un altro allenatore avrebbe lottato di più per lo scudetto. Questo non c'erano alcun dubbio. Ma perché dico che Sarri è un perdente? Non tanto per le discutibili capacità tattiche, perché lui è monotattica, sicuramente da un gioco veloce, spumeggiante, quello che volete, ma è monotattica. Perché do le colpe a Sarri? Perché ho dato del perdente nel titolo a Sarri? Per le dichiarazioni che fa ogni volta, sempre una scusa, sempre un altro problema. Una grande squadra non ha mai bisogno di scuse. La Juve quest'anno, che se ne dica, ha avuto delle partite dove è stata svantaggiata sia dagli arbitri che da certe situazioni, ma ci mancherebbe altro. Ma come ho sempre detto, gli errori arbitrali ci sono, ci non ci sono. Io non parlo mai di arbitri perché non mi interessa, perché sono convinto che sia un fattore, a parte che gli arbitri sono esseri umani, c'è un fattore di errore sempre. Quando mi sento dire che lo scudetto l'hai perso in albergo perché la Juve ha vinto a San Siro, ragazzi, la colpa è tua, la colpa è tua. Sei tu che devi far entrare nella testa dei giocatori, sei tu che devi riuscire a far qualcosa in modo che i tuoi ragazzi entrano in campo e non siano completamente allo sbaraglio psicomentale, no, degli avversari, perché la Fiorentina ha fatto quello che voleva. E allora la colpa non è della Juve che ha vinto a San Siro, al di là del giallo, no, non voglio neanche entrare, perché poi ti dicono come, e come, non gli ha dato due rigori netti alla Juve, e come, se dai il rigore sul fallo di su Matuidi e il fallo su Higuaín, tu sei sul 3-0, poi buttamelo anche fuori, Pjanic, chi se ne frega, chi se ne frega. Al di là di questo, tu batti la Fiorentina a Firenze e poi noi ci troviamo a giocare la partita all'Olimpico. Non come ieri sera, che con due risultati su tre ce la siamo potuta giocare tranquilli per pareggiarla, ma con un solo risultato disponibile. E non era scontato che la Juve avrebbe vinto a quel punto a Roma. Perché la Roma comunque ieri ha patito anche l'espulsione di Nainggolan, poi a un certo punto la Roma non aveva molti stimoli, andava bene anche il pareggio. Sono sconvinto che se la Juve avesse trovato il gol, la Roma si sarebbe catapultata in avanti e sarebbe stata tutt'altra partita. Quindi per quello che dico, cioè andiamo cauti col fatto di dire: ah, guarda, la Juve, cioè, la Juve alla fine ha dimostrato di essere più forte. E se Sarri avesse chiuso dicendo: devo fare i complimenti alla Juve perché la Juve si è dimostrata la più forte e noi abbiamo da imparare,
Non c'era nulla da fare, ragazzi, c'era da tanto di cappello, perché ripeto, con la rosa del Napoli è infinitamente inferiore a quella della Juve, possono dire quello che vogliono, ma io continuo a dirlo, tolto Koulibaly, non c'è nessun giocatore del Napoli che giocherebbe titolare nella Juve, e ho dei dubbi pure su Koulibaly, perché Koulibaly è un ottimo difensore, ma con Benatia e Chiellini in forma non so se c'è posto per lui. Gli altri sono tutti buoni giocatori, cioè nessuno leva i meriti al Napoli a Sarri, però ragazzi, nessuno li deve levare alla Juve. Tutto qua, tutto qua. Sarri ha dimostrato di essere perdente, per le sue dichiarazioni è sempre alla ricerca della scusa, mai un mea culpa, mai un passo indietro. Vado a vedere Spalletti, sbaglia con la Juve, mette Santon, non l'avrebbe dovuto mettere togliendo Icardi, è stato un errore. In conferenza stampa il signor Spalletti si presenta e dice: ho sbagliato, ho sbagliato. Poco tempo dopo Sarri mette, il giorno dopo Sarri sbaglia il cambio, toglie Jorginho e il Napoli non ha più un filtro del gioco, non ha più nessuno che fa gioco. Alla domanda, rifarebbe il cambio? Stesso uguale di Spalletti, la risposta però è differente. Sì, perché io non ho sbagliato, era il cambio da fare. E allora ragazzi, tu non sbagli mai, mi devi chiedere come, allora devi cominciare a domandarti come mai non vinci mai. E non è solo per il campionato, perché il campionato l'hai perso con la Juve. In Coppa Campioni si è uscito con una squadra mediocre e con un'altra che ha preso pallonate dal Liverpool, che secondo me non era neanche così forte, però poi questo è un altro paio di maniche. In Coppa Italia si è uscito con l'Atalanta. Insomma, forse è il caso che qualche dubbio. Io sarei contento se il Napoli rimanesse con Sarri, perché mi garantirebbe, non dico un altro scudetto, ma sicuramente di partire. Sicuramente rischierebbe di garantirmi altri 0 titoli dal Napoli, perché il Napoli con questo atteggiamento di Sarri non vincerà mai nulla.